Grazie Presidente. Allora, concludiamo questo lungo diciamo, ciclo di emendamenti, per cui ringrazio tutti i consiglieri, insomma, che ecco, sono stati pazienti perché è stato un lungo lavoro, con l'emendamento 52, che di fatto va a rimodulare le linee guida per la predisposizione dei regolamenti delle consulte municipali permanenti per i diritti delle persone con disabilità, anche queste denominate consulte municipali DI, quindi DI per abbreviare. Leggo soltanto l'incipit di queste linee guida per spiegare bene qual è lo scopo delle linee guida. Roma Capitale, considerato il numero di persone con disabilità presenti sul territorio cittadino e i loro diversi bisogni, nonché le esigenze delle loro famiglie, riconosce l'importanza dell'istituzione delle consulte DI in tutti i municipi e ne promuove il coordinamento per la più efficace azione al fine di superare le problematiche comuni nel rispetto delle specificità territoriali. Quindi sicuramente l'auspicio della nostra amministrazione, così come quella di tutte le consulte, le attuali consulte, ma anche della consulta cittadina, sicuramente è quella che siano istituite le consulte in tutti i municipi di Roma. Sappiamo che ci sono alcuni municipi che non hanno istituito la consulta, ma auspichiamo che questo possa avvenire, diciamo, a seguito dell'approvazione della riforma. Il metodo che abbiamo utilizzato è quello di fatto di far sì che il regolamento municipale possa ricalcare esattamente il regolamento cittadino, questo anche per semplificare, per non creare dei regolamenti diversi e quindi dare anche qui quella omogeneità che abbiamo più volte, a cui più volte abbiamo detto che ci ispiriamo. L'idea quindi è quella di ricalcare il regolamento cittadino con delle eccezioni, e le eccezioni sono descritte in queste linee guida, quindi ci sono delle deroghe e delle integrazioni rispetto al regolamento. Quindi questo che cosa significa? Che tutto quello che non è previsto in queste eccezioni di fatto deve adeguarsi al regolamento cittadino. Quindi ecco, una cosa che diciamo, le differenze, ecco, andrò a descrivere alcune differenze. Innanzitutto, nelle consulte municipali non c'è più discriminazione per il voto in assemblea tra soggetti singoli iscritti o meno ad associazioni rappresentative di persone con disabilità. Qui abbiamo accolto una richiesta che è venuta sia dalla maggior parte delle consulte municipali. Perdonatemi, non ricordo se anche dalla cittadina, e sicuramente da alcuni consiglieri di opposizione, sicuramente appunto dal consigliere Zannola del Partito Democratico. Quindi ci è stato chiesto a livello municipale, questo lo voglio specificare, di non discriminare appunto il soggetto nel diritto di voto. E questo di fatto, in tal modo, diciamo, a livello municipale si garantisce la pluralità dei contributi di tutti i portatori di interesse, comprendendo anche soggetti appartenenti ad associazioni già iscritte alla consulta Se mediante posso altro assicurare, rappresentante. vuole fermare un attimo l'intervento? Prego. Si favorisce così la massima partecipazione senza creare contrapposizione tra singoli e associazioni, applicando alcune limitazioni nelle votazioni degli organi esecutivi che evitino sbilanciamenti a favore di una o dell'altra categoria. La richiesta delle consulte e delle opposizioni, come dicevo prima, di aprire il voto in consulta municipale a tutti i singoli, indipendentemente dal fatto che siano associati o meno, nasce proprio dal principio che non si può mettere il voto del singolo cittadino sullo stesso livello del voto di un organismo rappresentativo. Bisognava eventualmente prevedere delle aggregazioni, ma questa strada non è risultata percorribile. Inoltre, sempre diciamo, le opposizioni hanno affermato in commissione l'incostituzionalità di discriminare una persona nel diritto di voto sulla base della sua adesione alle associazioni appunto. Quindi di fatto sono degli elementi condivisibili, per cui noi abbiamo modificato le linee guida proprio in funzione di questa loro richiesta. Una differenza tra la consulta cittadina e le consulte municipali è che è stata inserita una finestra limitata di 60 giorni nella consulta cittadina per le iscrizioni, mentre nella consulta municipale è stata lasciata un'iscrizione più aperta, che si chiude 90 giorni prima delle votazioni. Quindi ecco, come dicevo, alcune cose le abbiamo accolte e sono state poi riportate diciamo, in alcuni punti di queste linee guida. In particolare il punto 4 è stato modificato perché, mentre prima si prevedeva che
che i singoli cittadini dovessero essere cittadini non associati, adesso invece abbiamo appunto operato questa apertura. Per evitare però sbilanciamenti, perché di fatto che cosa può comportare questo modello? Può comportare il fatto che in realtà si potrebbero iscrivere tranquillamente alla consulta municipale tutti i soggetti iscritti ad una stessa associazione. Chiaramente questo non è una, diciamo, è auspicabile, diciamo, per un principio di partecipazione, ma non è auspicabile rispetto poi a degli eventuali sbilanciamenti. Quindi noi abbiamo previsto come limitazione di questo nuovo modello che non possano far parte della commissione esecutiva più persone iscritte alla stessa associazione, garantendo comunque, in caso risultino eletti più iscritti a tale associazione, priorità al rappresentante legale di essa. In secondo luogo, tra presidente e vicepresidente è garantita, ove possibile, l'alternanza tra soggetti iscritti e soggetti non iscritti da almeno 6 mesi precedenti la domanda ad associazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie, che operano chiaramente sul territorio municipale. Quindi questi due punti vanno un pochino a mitigare questo nuovo impianto, e di fatto ringraziamo i consiglieri di opposizione per aver dato questa nuova visione anche alla costituzione delle consulte municipali. Le consulte municipali, come sappiamo tutti, sono più vicine alle stanze dei cittadini e quindi sono comunque previsti anche dei momenti dedicati, quindi ecco, sono tanti i punti previsti in queste linee guida. Interverrò anche in dichiarazione di voto per esporre altri elementi. Grazie.